Ok, oggi facciamo qualche esercizio sul lancio dei proiettili. Cominciamo con questo. Lo leggo. Giorgio lancia orizzontalmente un sasso in uno stagno. Al momento del lancio, il sasso ha una velocità di 4,2 metri al secondo, quindi la velocità di lancio V0 è 4,2 metri al secondo. E lancio orizzontalmente, quindi l'angolo di lancio alfa è nullo. E la mano di Giorgio sul punto di lancio si trova a una quota di 1,9 metri sulla superficie dell'acqua, quindi quota iniziale H 1,9 metri. Calcola la velocità del sasso quando entra in acqua, la velocità con cui impatta la superficie dell'acqua. Quindi tracciamo un disegno. Associamo l'asse delle ascisse alla superficie dell'acqua. L'asse delle ordinate passa per la verticale del punto di lancio e mettiamo questo punto A di lancio. La velocità con cui il sasso viene lanciato, V0, è un vettore orizzontale. L'angolo di lancio è nullo, quindi V0 non ha componenti verticali. Quindi la traiettoria è una parabola dove il punto di lancio è il vertice e ci chiede, chiamiamolo anche qui φ, la velocità con cui sasso entra in acqua, quindi chiamiamo questo punto B. Ok? La quota iniziale di A è H, quindi A ha coordinate, l'ascissa è 0, l'ordinata è H, 1,9 metri, B ha coordinate, l'ascissa è incognita, è la gittata, chiamiamola XG, e l'ordinata è nulla. L'esercizio ci chiede la velocità nel punto B. D'accordo? Allora, qui nella lezione precedente abbiamo visto la traiettoria e tutte le caratteristiche del moto del proiettile quando viene lanciato dal suolo, cioè il punto di impatto sul suolo ha la stessa quota del punto di lancio. Qui non è più il caso, perché il proiettile viene lanciato da un punto che ha una quota diversa rispetto a quella di impatto. Quindi lo facciamo un pochino più in dettaglio. Andiamo comunque ad analizzare il fatto, tenendo conto del fatto che l'accelerazione del sasso ha comunque componenti solo verticali, quindi la componente x è 0 e la componente y è meno g, con g che vale 9,81 metri al secondo quadrato. Quindi comunque il moto verticale e il moto orizzontale, essendo la componente x dell'accelerazione nulla, è un moto uniforme, quindi la posizione x vale nel tempo t, vale posizione iniziale più la velocità iniziale lungo l'asse dell'x per il tempo trascorso, immaginando che il nostro cronometro scatta quando il sasso viene lanciato. Okay? Nel nostro caso, la posizione iniziale, cioè la coordinata di A è 0, e la velocità ha tutta componente lungo l'asse dell'x, quindi V0x è uguale in realtà a V0, cioè nel caso nostro 4,2 metri al secondo. Quindi la legge oraria sull'asse delle x è l'ascissa al tempo t vale V0t. Ok? La componente invece verticale della coordinata del moto, quindi Ay vale meno g, è un moto ad accelerazione uniforme, quindi y al tempo t vale la quota iniziale più la velocità iniziale lungo l'asse delle y per t più un mezzo dell'accelerazione sempre lungo l'asse delle y per t quadro. Ora ripeto, applichiamo quello che fa il caso nostro, al posto di rosso prima, al posto di y0 abbiamo la quota iniziale h. Poi Vy0
è nulla, perché la velocità iniziale ha solo componente orizzontale. E infine l'accelerazione vale meno g, che è l'accelerazione di gravità che punta verso il suolo. Per cui la legge oraria nella coordinata y diventa y al tempo t, che vale h meno 1 mezzo g t alla seconda. Quindi la legge oraria, che dà posizione in funzione del tempo, ha la componente x che vale v0t, la coordinata y che è h meno 1 mezzo g t al quadrato. Okay. Allora, nel caso specifico possiamo anche trovare, visto che lo facciamo in dettaglio, spendiamo qualche minuto in più, la traiettoria. Per trovare la traiettoria è sufficiente sostituire t nella seconda equazione, quindi dalla prima ricaviamo che t possiamo esprimerlo come x diviso v0, e quindi la seconda legge diventa y che vale h meno 1 mezzo g per x fratto v0 tutto al quadrato, o se preferite h meno x alla seconda fratto 2g v0 al quadrato. Questa è la traiettoria. Che è l'equazione di una parabola, ovviamente, con l'asse che coincide con l'asse delle x, perché b è 0. Per quanto riguarda la velocità nel punto B, questa avrà due componenti. Fatemi disegnare qui anche il punto B, il punto di impatto. Qui c'è una traiettoria che arriva, parabola, la vettore velocità tangente alla traiettoria sarà un vettore più o meno orientato in questo modo. La sua componente x è uguale a v0. Perché? Perché lungo l'asse delle x non ci sono accelerazioni, quindi la velocità si mantiene costante. Mentre rimane da trovare la componente y della velocità in B. Non so se è chiaro questo. Lungo l'asse delle x, non avendo forza, è molto uniforme, quindi la componente x della velocità non cambia, rimane di 0 per iniziale. La componente y della velocità è legata al fatto che il moto è accelerato lungo l'asse delle y. Quindi, per esempio, possiamo andare a vedere la relazione tra velocità e tempo. La velocità lungo l'asse delle y al tempo t vale la velocità iniziale più l'accelerazione per il tempo trascorso. Questa nel nostro caso è 0 e a y è meno g. Quindi nel nostro caso vy al tempo t vale meno g per t. Ok, qui però questa relazione ci lega a velocità e tempo, ma il tempo di volo non lo conosciamo. Quindi potremmo o trovare il tempo di volo oppure usare la relazione che lega velocità e posizione e spostamento. Quindi, ripeto, possiamo per esempio impostare questa: la velocità alla quota y al quadrato vale la velocità iniziale lungo y al quadrato più due volte l'accelerazione per lo spostamento lungo l'asse delle y. Qui abbiamo, nel nostro caso, questa vale 0 e questa vale meno g, mentre lo spostamento nella lungo l'asse delle y, cioè quota finale meno quota iniziale, vale meno h.
È chiaro perché? Delta Y, la differenza di quote è Y finale meno la quota iniziale. La quota iniziale è quella del punto di lancio, questa vale H. La quota di lancio è questa qui, è A. Quindi la sua ordinata iniziale è H, mentre la quota del punto di arrivo è 0. Il punto di arrivo è a ordinata nulla. Di conseguenza, qui abbiamo la velocità finale Vf o Vy nel punto B vale due volte meno g, che è l'accelerazione, per delta y, che è meno h, quindi vale 2gh. Questo è il quadrato, scusate. Quindi la velocità nel punto B ha due componenti. Il vettore velocità avrà due componenti. Una velocità, una componente x e una componente y. Questa vale di 0, perché lungo l'asse dell'x non ho accelerazioni. La componente y invece nel nostro caso in B vale meno la radice di 2gh. Perché meno? Perché qui questa relazione ci dà il quadrato della velocità a quota nulla. Il quadrato è 2gh. Quando faccio la radice ho, fatemelo scrivere qui sotto, ho due segni, il positivo e il negativo. Perché scelgo il negativo? Beh, perché nel punto B la componente Y è diretta verso il basso. Il segno più a cosa corrisponde? Il segno più corrisponde a quello che avrei nell'altro punto di quota nulla. Se io prolungassi la traiettoria e avrei il simmetrico di B da questa parte, che è ancora quota nulla, dove la velocità in Y è verso l'alto. Però a questo punto non ci interessa, perché non fa parte del nostro moto. Quindi tengo il valore quel meno, anche se in realtà il segno cambia poco, perché poi dovrò farne il quadrato. Quindi, ripeto, il modulo del vettore velocità nel punto B, quindi l'intensità quanto misura la velocità nel punto di impatto, sarà, come facciamo sempre con i vettori, la radice quadrata della componente x, scusate, più la componente y al quadrato. Quindi la radice di Vx è V0 e Vy quadro è 2h per g. Quindi il modulo della velocità nel punto di impatto B vale radice quadrata di 4,2 metri al secondo al quadrato, che era V0, più 2 per h, non lo ricordo più, mi prende 1,9 mi pare metri. Sì, cioè 1,9 metri per ancora 9,81 metri al secondo quadrato, e otteniamo radice di 4,2 alla seconda più 2 per 1,9 per 9,81. E viene circa 7,41 circa metri al secondo. Prego. Perché non è meno 2hg? Prego? Perché non è meno 2hg? Perché è elevato al quadrato? Perché è il quadrato. Qui c'è Vy alla seconda. E quindi è 2g volte h.
la relazione che lega la velocità e lo spostamento coinvolge i quadrati delle velocità. La seconda non dovrebbe essere 4 ma è già elevato al quadrato. È il quadrato che vale 2a delta y. Questa è la legge che lega la velocità e lo spostamento, dove qui c'è già il quadrato, non serve elevare al quadrato questo, questo è già un quadrato. Casomai se vuoi vedi di farne la radice. Questa viene dalla cinematica del moto uniformemente accelerato. Ok? Quindi il nostro risultato è questo. La velocità con cui il sasso tocca l'acqua è poco meno di 7,5 metri al secondo. Okay. Per completare l'analisi, vediamo anche dove tocca il suolo e quanto tempo ci impiega. Torniamo alla traiettoria, che è questa. La riscrivo, anzi la copio. Pazienza. Vediamo dov'è il punto B. La traiettoria è y uguale ad h meno x alla seconda diviso 2 volte g per v0 quadro, se non ricordo male. Sì. Allora, la posizione di B è determinata dal fatto che la quota di B è nulla. Quindi, per avere l'ascissa di B, è sufficiente intersecare l'equazione della traiettoria con la quota di B, y uguale a 0. Quindi ottengo, sostituendo nella equazione della traiettoria, ottengo l'ascissa di B. Quindi ho 0 uguale ad h meno x alla seconda diviso 2 g v0 quadro. Sposto la x a sinistra, moltiplico per il denominatore, prendo la radice da x alla seconda che vale 2, quindi dimmi, qui abbiamo, aspetta, una, fammi ricontrollare, qui c'è un g di sotto che invece devo rettificare, questa g è qua, ok. Adesso rispondo alla tua domanda. G a numeratore. Ok. Avevi una domanda? Allora, risolviamo rispetto a x, x che dà la gittata rispetto alla x del punto B vale quindi 2hv0 al quadrato diviso g, e quindi la coordinata x del punto B è v0 tirato fuori dalla radice per la radice di 2 volte h su g. Quindi nel caso nostro 4,2 metri al secondo per la radice quadrata di 2 per 1,9 metri diviso 9,81 secondo quadrato. Quindi circa 2,6. Prego? 2,6 metri. Grazie. Ok? Insomma, cioè, ah, non
Dimmi. Perché ho messo G in lato? C'è da... Perché avevo fatto un errore io. Ecco, qui G è al numeratore, non al denominatore. Qui G è... dove era? Aspetta. Ecco, sopra. Ok. Vuoi ritornare nella formula di Y? Certo. La traiettoria al G numeratore. Ultima cosa che vediamo è il tempo di volo. Il tempo di volo, cioè il tempo per andare da A a B. Ok? Per questo usiamo il moto orizzontale. La coordinata x vale v0 per t. Quindi se al posto di x metto la gittata, la x del punto B, finisco subito, al posto di y avremo il valore del t, sarà il tempo di volo, cioè quello per andare da A a B. Quindi abbiamo che qui ho la gittata, quindi V0 radice quadrata di 2h diviso g, poi qui ho di nuovo V0 e qui ho il tempo di volo. Le due V0 si semplificano e il tempo che il proiettile impiega per raggiungere il suolo vale la radice di 2h diviso g, che è identicamente identico al tempo impiegato al sasso se cadesse verticalmente da fermo. Ok? E per oggi mi fermo qua. Thank you.